Ciao a tutti coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicromante 1 su Yo-Kai Watch 2. Continua il nostro viaggio all'interno del paradiso divino. E oggi dovremmo andare ad affrontare il secondo piano, credo che sia. Perché nello scorso video ho affrontato Timon o Timon, chiamatelo come vi pare. E doveva essere al primo piano, credo. Comunque sia, dobbiamo riprendere da qui. Esatto, il nostro viaggio. Ma prima devo farvi vedere una cosa. Grazie a un utente ieri che mi ha scambiato uno yokai, ho potuto sbloccare una pagina del medaglium. Dunque, vediamo un po'. Ecco, no, questa qui. Allora, non so che tipo di yokai contenga, perciò andiamo a vederlo ora. È in arrivo leggendario! Sempre straordinario e leggendario! Davvero questo? Gilgador! Porca pacca! Gilgador! Ma che Gil... Non è Gil... Ma è Gil... Si legge G... Vabbè, comunque sia, è leggendario. E io lo prendo con molto piacere. Voi non avete idea, io ho visto diverse battaglie online e nessuno aveva Gilgador. Non è facile prenderlo come yokai. Allora, di questi qua, per prendere Senilfior, mi manca solo uno yokai che si trova nel tunnel infinito ed è difficilissimo trovarlo. E poi, Farfavigo si trova invece pure difficilmente, ma più che altro è difficile farlo diventare amico. Per il resto è tutto piuttosto facile. Questi non ho idea di chi ci vogliano. Questi ne... mi ci vuole forse più a Gianna, credo. Poi non lo so, questi non ho idea. Ad ogni modo abbiamo sbloccato un'altra pagina del medaglio, ma io sono contento. Dunque, allora, questo è il primo piano. Io dovrei andare qua ora, sì. No, non devo andare qua, devo andare sopra, devo salire. Sono sceso da qui, quindi devo risalire da qui. Continua la salita. Siamo al secondo piano, ottimo. Il problema è centrare queste corde che hanno un range proprio... piccolissimo. Aspetta. Ah no, mi sembra più lucente quella col filo di luce. Niente, gli yokai non sono di livello troppo alto per me, quindi va bene. Guarda come ci hanno paura, appena mi vedono si scansano. Allora, devo andare per forza qui. Dunque, il percorso finora è piuttosto lineare. Spero non peggiori con l'andare avanti del, col progredire. Chi è quello? Ah, ok, no, mi sembravano yokai che non avevo mai visto. Tengu, forse, eh? Ok, qui abbiamo... ah, Carnino, anche qui troviamo Carnino. Io l'ho trovato negli alberi a Valdora Nuova. Sì, non c'era nessuno strumento, quindi ok. Terzo piano. Due yokai! Ma... ah, ok! Sono Pina e Gina, la... diciamo, la nuova forma di Pina e Gina. Andiamo qui, ok. Dunque, ci tocca già affrontarle. Wow, le nuvole così basse. Dovrei scendere, credo. Sì, assolutamente devo scendere. Però prendiamo lo strumento prima. Ho trovato un sacco di sfere sacre tra i vari rare hunt con le slot kai. E tramite anche oggetti qui in giro per... porca miseria, già Pina e Gina, o meglio, le loro controparti. Chi ho davanti? Malenian nella forte e Darknian. Cacciamo il fidato pennino e andiamo a combattere. Come si chiamano questa volta le befane? Flippa e floppa. Flippa e floppa. 10 su 10 IGN, best game ever. Che si tratti di Pina e Gina? Hanno un colore strano però. Ma scherzi, è chiaro che non sono loro. Hai ragione, è sbalorditivo quanto poco si somiglino. Sì, Whisper. Per di più, nonostante l'aspetto, quelle due non sono sorelle. Sarà una passeggiata. Di che sta parlando? Ah, ok, comunque sia qui. Sì, penso che loro usino lo stesso trucchetto di Pina e Gina per tornare in salute, ovvero con l'orologio. Quindi basta che glielo rompo con lo spillo e good game praticamente. Sarà piuttosto facile.
Dovrei concentrarmi su una. Sì, facciamo, concentriamoci su una. Però intanto ho due yokai che attaccano tutte quante, tutti gli nemici del campo avversario, sia Leoforte che Malonian. Quindi intanto faccio danni a entrambe. Nemesi di flop. Di flip. Floppa. Come si chiama questa di qua? Ah, floppa, sì, ok. Ma se devo essere sincero, non sono tanto preoccupato per questa lotta. A parte Malonian che sta prendendo da tutte e due, non sono molto preoccupato. Senti il tubo, baby. Ho 6 medicine potenti. Comunque se devo dire che prediligo gli yokai che attaccano tutta quanta la squadra avversaria, perché almeno faccio danni a entrambi, a tutte le parti, insomma. E mo' aspettiamo. Posso ricaricarli, magari. Ma non è che posso fare più di tanto, eh. Che poi, se vogliamo essere sinceri, non ho neanche tanti strumenti per curarmi, eh. Quindi... No, chi? Ok, ok, niente allora. Vai, Leoforte. Mo' posso fare bei danni. Non abbastanza, ma... Flip-flop. Ragazzi, ci siamo! Attacca prima loro con flip-flop. Non l'ho mai visto, credo. Non mi ricordo se mi hanno mai fatto il loro attacco. No, ma ci siamo, ci siamo. Attenzione, attenzione. Col cavolo che te lo faccio usare, vacca befana. Volevo dire vecchia, ma è uscito vacca. Chiedo scusa, ragazzi. Sto messo molto male con gli yokai. Mi serve subito gli oggetti per rianimarlo. Senza senso. Ah, mi incanta? Non mi incantare. Fai la brava, non mi incantare. Eccoli, cioè, allora, aspetta. Medicina potente su... Oddio, chi è questo? Boh, andiamo a caso. Ah, Maestro Nian. Vabbè. Maestro Mew, buonanotte. Ragazzi, facilissima, facilissima. No! No, attacca! No! Merda! No! Attaccatela! Quel coso, grande. Allora, oggetti. Mamma mia. Non me lo aspettavo che me lo... Proprio quando stavo per sconfiggere... Porca miseria. Fermati. Maledetta. Non ti preoccupare, Lucenio. La tengo puntata. La tengo puntata. La faccio scappare. Oh, eccola qua. E vai, anche Pina. Cioè, Flip e Flop sono state sconfitte. Oh, salgono di livello 4 yokai. Bene, buono. Pochi punti esperienza, ma... fa nulla. Tecnica migliore, ragazzi, infatti, è... puntarle... E quando dopo che hai sconfitto una, tieni puntata quell'altra. Se hai degli yokai fidati. Aspetta, da qui dove posso andare per recuperare velocemente? Perché vorrei andare indietro, appunto, cioè finire il livello, andarmi a curare. Ah, da qui forse. Beh, più o meno. Ah no, 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 un'altra strada. Ok, allora esploriamo ancora un pochino, esploriamo. Stemma epico.
Bene, insomma. Beh. Qui si sale. Vediamo un attimino perché... ovviamente già ci sono già... Ah no, qui si scende invece. Ed era un altro boss. Oh mio Dio! Terror Dama! Ma... No, ragazzi. No, scusatemi, ma non sono pronto. No. Per Terror Dama non posso ancora. Scherziamo? Non ce la faccio ad affrontarla. Devo ricaricarmi assolutamente gli yokai. Il bracciale... vabbè, ho tutta l'armatura c'ho. Insomma. Va bene anche così, direi. Terror Dama la faccio nel prossimo episodio. Non perché debba allenarmi o altro, ma... dovrebbe essere Terror Dama. Io ancora non lo so, non l'ho affrontata. Non so dirvi quale sia il suo nome specifico. Proseguendo questa linea, allora... dopo ci sarà Lethal Dama nuova? O come funziona? Non lo so. Vabbè, la strada penso che di ricordarmela. Che fa come l'inferno infinito che non si apre nuove porte, mo? È un po' una seccatura sta cosa, eh? Non ci sono altre porte? Niente? Beh, è un po' una scocciatura tornare ogni volta qui. Però, ragazzi, devo prepararmi al meglio per affrontare Lethal Dama. Non posso fare altrimenti. Bene, ci siamo alla fine di questo episodio. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter. Nel prossimo video affronteremo Terror Dama. Credo sia Terror Dama, il nome non... l'ho solo letto in giro il nome, non so se è effettivamente lei. Perché quando fanno i... i post sui siti non è che mettono la foto, mettono solo il nome, perché sono furbi loro, capito? Ad ogni modo, Cuge, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!